Cilior Tuning, siamo ancora qua in diretta da Monfalcone, ci stiamo abbronzando un po'. Io sono qui con Efrem. Efrem, ok, di dove sei? Di Butrio. Di Butrio, ok, è la prima volta che sei qua a Monfalcone? Con il club venirsi qua a divertire, diciamo come sempre, l'importante è divertire e divertirsi. Certo, è la prima volta che sei qui? A Monfalcone è il primo anno che vengo, devo dire la sincera verità, veramente merita. Ti piace, allora consigliamo anche ai nostri amici di venire a trovarci magari il prossimo anno. Questa è la tua macchina, ha un nome? Sei a Tibiza, sarebbe, solo che è un ibrido, perché mi piace personalizzare con cose che non si comprano, tipo il paraurti dietro della Golf, davanti del Megane, le minigonne del BMW, e deve essere una cosa che non si compra, per cui è una versione unica. Certo, come tuning. Infatti. Allora, fare le cose in casa. Questa l'hai fatta tu soprattutto a casa, ma complimenti. Allora, vogliamo un po' parlare di cosa hai modificato dal punto di vista esterno, un po' ci accennavi, e soprattutto l'interno che merita. Prima il nostro collega ha filmato un po' curiosando, raccontaci un po'. Nulla, ho pian piano iniziato con una plastichetta, diciamo, a verniciare, poi mi sono spinto un po' oltre e ho detto boh, cambiamo i sedili, ho messo sui sedili dell'Apollo, ora c'ho sui coprisedili ma sotto sono quelli dell'Apollo, poi ho detto facciamo qualcosa che nessuno c'ha, mettiamo una televisione a 19 pollici di casa sul soffitto. È stata dura perché è andata via più di un mese, però ce l'ho fatta. E riguardo tutto il resto ci vuole tanta passione e pazienza. Immagino, questa è finita o è un work in progress? Non è mai finita, mai, è come la passione, non deve mai morire, sempre si continua. Perfetto, cos'è per te il tuning? La libertà di poter personalizzare la propria macchina, e dovrebbero liberare anche di più con le leggi, in maniera tale che una persona possa circolare tranquillamente, anche perché è da mettere in chiaro una cosa, che una macchina bassa non è fatta per correre e fare gli stupidi, ma bensì è per mostrare che è bella e basta, perché lavorerebbero tutti di più, ma tutti, perché comunque se rompi una parte hai bisogno del materiale per aggiustarla, invece se tu quella parte non la fai mettere del paraurti, in automatico non vendono. Certo. Allora, vuoi lanciare qualche messaggio ai nostri amici tuner che ci seguono? Un incitamento, visto che ormai qua in Italia è quasi considerato un crimine, no? Quello è vero. Mai mollare, dare sempre contro è una cosa, per strada non si corre. Lasciate che si sorpassino e basta. Io con la mia ho sempre andato via piano, mi lascio sorpassare, mi gesticolano. Mi gesticolano, mi fanno di tutto, ma il bello del tuning è quello, mostrare la macchina e non andarla a disfare, che sono due cose veramente diverse. Ok, vuoi salutare i tuoi amici, mandare un saluto a casa a qualcuno? Un saluto a tutti, in particolare anche Eligio e compagnia Andrea e tutta la compagnia di Butrio e logicamente tutto il club. Tutto il club, che è qua dietro che sta facendo il tifo a modo suo, giusto? Sì. Posso, io ho una curiosità, no? Cosa c'era scritto lì sul bastoncino che chiudeva? Osservare in alto, perché tutto si può fare. E quel monitor l'anno scorso era nel baule e ora è finito lì. Ok. E ce ne saranno molti altri all'interno. Wow, beh, noi aspettiamo di rincontrarti in qualche altro raduno e con questa frase di tutto si può fare, che è un po' la chiave del tuning, noi ci lasciamo e ci sentiamo dopo. Ciao!